Salve a tutti e bentrovati. Vediamo con questo breve video come inserire una risorsa all'interno di Moodle, risorsa intesa come un link ad un sito esterno. Chiaramente questa è un'attività, come le altre, che è prerogativa del docente. Quindi una volta loggati in piattaforma con le credenziali del docente, nel corso che a noi interessa, modificare, abbiamo a disposizione in alto a destra il pulsante Attiva modifica. Ecco, cliccando su questo pulsante la pagina del corso cambia aspetto, compariranno tutta una serie di icone come per le altre attività in cui è possibile andare a modificare le attività esistenti, ma è possibile anche con l'apposito link previsto per ogni modulo aggiungere un'attività o una risorsa. E adesso noi aggiungeremo un link a un sito, cliccando proprio sul pulsante aggiungi un'attività o risorsa del modulo 2, anche se 2 non c'è scritto, test e moduli aggiuntivi. Allora, cliccando apparirà la solita finestra che ci permette di selezionare l'attività o la risorsa che vogliamo inserire. Nel nostro caso, noi nella sezione risorse mettiamo il segno di spunta sull'URL. Come sempre, nella parte destra c'è una guida che in modo dettagliato ci descrive quello che noi possiamo fare. Allora, clicchiamo su Aggiungi e apparirà una schermata che ci permette di scegliere una serie di parametri e impostare l'attività, la risorsa come vogliamo che venga visualizzata. Allora, i campi con l'asterisco sono sempre campi obbligatori. Il nome della risorsa può essere chiaramente differente dal link della pagina che a noi interessa. Nel nostro caso scriveremo bollettino regionale dell'Umbria. Nella descrizione, che anche questo è un campo obbligatorio, scriveremo link alla pagina del sito della Regione Umbria con il bollettino regionale. Ecco qua. Possiamo scegliere di visualizzare la descrizione nell'home page del corso oppure no. Vale lo stesso discorso delle altre attività. Nel caso in cui noi abbiamo soltanto poche risorse, questa può essere un'opzione da prendere in considerazione. Nel caso in cui nella nostra home page sono presenti tante risorse, far comparire tutte le descrizioni popola, diciamo così, un po' troppo la home page e rende forse il corso poco fruibile. L'importante è il contenuto chiaramente è un campo obbligatorio. Noi possiamo a questo punto inserire l'URL. Se clicchiamo su Scegli link, ci permetterà con una finestra di andare a scegliere un link esistente, però prima dobbiamo inserire qualcosa. Allora, noi nel nostro caso possiamo in un'altra finestra del nostro browser individuare la pagina da inserire, selezionare l'indirizzo, copiarlo, ritornare nella pagina che a noi interessava e incollare questo link. Chiaramente il link può essere anche un link articolato, particolarmente lungo e così via. Questo è il modo probabilmente più rapido e più sicuro per poter inserire un link. Poi abbiamo una serie di opzioni sulla visualizzazione, se deve essere automatica, quindi lo sceglierà il sistema, se deve essere in embedded, cioè all'interno della pagina, in un pop-up e così via, le eventuali dimensioni della finestra e la visualizzazione della descrizione. Ci sono poi un'altra serie di parametri da impostare che però nel nostro caso non prendiamo in considerazione perché non sono fondamentali, si può tranquillamente lasciare in questo modo, lo stesso discorso vale per le impostazioni comuni. E poi abbiamo il solito modulo sul completamento dell'attività che, come anche per l'inserimento di una risorsa a un file, ci permette di non tracciare l'attività, permettere agli studenti di tracciarlo manualmente oppure di considerare l'attività completa una volta visualizzata. E anche qui la possibilità di poter inserire una data come completamento atteso dell'attività. Adesso noi lo lasciamo manualmente, salviamo e torniamo al corso. Ecco, nella pagina che adesso comparirà vedremo aggiunto come ultima attività del test moduli aggiuntivi il bollettino regionale dell'Umbria. Terminiamo la modifica. Quindi questa sarà la visualizzazione, quella che vediamo ora, che comparirà anche agli studenti. Nel link Bollettino Regionale dell'Umbria vedrete che siamo rimandati direttamente alla pagina che noi abbiamo individuato. In questo modo noi possiamo tranquillamente inserire dei link a qualsiasi risorsa utile prendibile dalla rete.
Grazie per l'attenzione e alla prossima occasione.